che siete qua innanzitutto. Riccardo Sbezzi, famoso, celebre procuratore dei giocatori di Serie A. Ve lo dico? Vabbè, Carlo Recalcati, coach di qualsiasi squadra voi vogliate, soprattutto della nazionale. Mauro Bevacqua, direttore di rivista ufficiale NBA e responsabile del sito NBA.com per Sky Sport. Per me backdoor è una garanzia, è un'ora di puro divertimento, passione e di grandi storie. Quanto è bello vestire e sentire quell'inno nazionale prima di ogni partita. Beh, è una sensazione unica. Io guardo invece la realtà italiana. La realtà italiana in questo momento deve vedere come una fortuna il fatto che ci sia attività a novembre, a febbraio e che ci siano le finestre per far giocare la nazionale. La nazionale ha bisogno di maggiore visibilità, perché siamo una nazionale che si deve rinnovare. Può essere una spinta perché si vada a reclutare giocatori che magari non farebbero mai parte della squadra nazionale. Se noi non avessimo fatto le qualificazioni, noi non avremmo mai avuto in nazionale Matteo Soragna, ad esempio. Certo. Matteo Soragna è venuto in nazionale a 27 anni e aveva giocato fino all'anno prima a Barcellona a Pozzo di Gotto. Che è un podcast nuovo che parla di argomenti non scontati come fanno molti altri. Io parto da un principio: questo è il campionato italiano. Si gioca in Italia e non giocano gli italiani. Tranne quattro che giocherebbero in tutti i posti. La scusa che costano tanto posso dimostrare a qualsiasi general manager, a qualsiasi allenatore, viene qua e gli spiego come funziona, che loro pagano gli stranieri il doppio, il triplo, il quadruplo. In più non pagano le tasse per questa qua. Da dove partiamo? Dal settore giovanile. Il settore giovanile non educa i ragazzi. Ora allenano degli scappati di casa. Lucas, che era una pippa a 18 anni, poi inizia a giocare. Perché viene? Perché non so per quale motivo. A Radori per giocare, io so la storia perché così tutta la vita, devi fare la guerra tutte le settimane, ma la guerra. E parliamo di uno che fa la differenza. Beh, Simone è un amico competente, sa coinvolgere tutti, è professionale e soprattutto sa cosa andare a chiedere e a chi chiedere. Piccolo aneddoto della mia prima finale NBA, che era il 2007, e quindi era obiettivamente sì uno dei momenti anche per me più emozionanti, nel senso che alla fine comunque era una cosa che avevo sempre sognato, e finalmente nel 2007 riesco ad andare a seguire le finali NBA. Poi però succede anche che a Cleveland, appunto, mi ritrovo Ben Harper che esce in mezzo al campo con la chitarra sulle ginocchia per l'inno nazionale, e non lo sapevo ed è stata una cosa proprio, li chiamano rookie mistake, e quello era il mio rookie mistake. E poi di quella finale, vabbè, ricordo il fatto che sia finita 4-0, mentre, cioè, quello che ho scoperto andando sul posto, che tifo sempre per un 4-3, cioè quando esatto. Non puoi mai tornare indietro. Quando voi vi siete guadagnati quel passo per andare alle Olimpiadi, forse è quasi più importante delle Olimpiadi stesse. Sì, sì, ma in assoluto. Il capolavoro è stato fatto in Svezia. Era comunque una nazionale che aveva perso nel giro di pochi anni Medin, Myers e Fucsia. La grande trasformazione hanno dovuto farla due giocatori, uno Basile e l'altro Galanda. Dovevano dimostrare di essere capaci invece di fare il Myers e il Fucsia della situazione. Grazie mille di essere venuti, di essere partecipi sempre nelle sorti di Backdoor. Ogni mercoledì è appuntamento fisso.